trasferito nelle proprie province. Cesare Augusto. Io, Gaio Sulpicio Pirinio, governatore di Siria, comunica ai procuratori di Galilea, Samaria, Giudea, Idumea, che è volere dell'imperatore, conosce il numero dei cittadini dell'impero romano, quindi ordino che ogni cittadino si rechi nel proprio luogo di origine per far registrare il proprio nome. Lucio, Vicinio, Lullulo. Come lo abbinate oggi come oggi il nome di Lullulo? Bravissimo, che è stato? Bravo, ai pranzi. Avete mai sentito dire i pranzi lulliani, lulliane? Perché questo termine? Perché erano degli happening, come chiamereste oggi? Erano delle riunioni conviviali. Cum vivium, cioè vivere insieme, erano delle riunioni conviviali con i propri amici e cominciavano il pomeriggio alle 2, alle 3 e finivano la sera anche alle 3, 4 del mattino. A Roma a volte la chiamano Persica e il suo nome latino è Persica. Bravo, bravissimo, a parte il servitore della buone feste a tutti. Grazie a tutti. Aster Canus Ludis Quadrato. Adesso vi faremo vedere alcune tecniche che supponiamo, comunque vediamo che potesse essere alla base di un allenamento. Ovviamente all'interno del Ludus si combatteva principalmente con il Ludis, proprio perché inizialmente, essendo comunque schiavi, per evitare casi più famosi come ad esempio la rivolta di Spartacus nel 79 a.C., ovviamente essendo schiavi farli addestrare con le armi vere e proprie poteva essere un rischio per il proprietario. Parati! Cavi! Cesimo! Altumrex! Dei magi, la fuga in Egitto e la strage degli innocenti, quattro scene importanti. Poi completo il non lo sapevo. Venite a vedere.